E cos'è la magia? È l'uso della tua possibilità di ottenere la vita eterna, di diventare parte del mondo spirituale. Questo stesso potere usi per ottenere cose temporanee, vuote e inutili. La magia è usata dalle persone nella vita di tutti i giorni molto spesso e la gente non se ne accorge. Quando una persona maledice qualcuno, quando lo odia e desidera il male, questo fa già parte della magia. Questo dovrebbe essere conosciuto e compreso. Quando una persona viene in qualche tempio per comunicare con Dio, ma chiede la salute del suo corpo o quella dei suoi parenti e delle persone vicine, anche questo è magia. Quando una persona chiede la ricchezza o la risoluzione di qualche problema nel mondo materiale, anche questo è magia. Tutto ciò che si riferisce alla realizzazione in tridimensionalità di alcuni desideri umani. Tutto questo è magia. Una persona spreca quelle forze vitali che dovrebbero essere dirette alla percezione attraverso il sentire, al contatto con il mondo spirituale. La persona le spreca per la ricchezza materiale, per la realizzazione dei propri desideri. La coscienza è un buon strumento, uno strumento necessario, ma uno strumento, diciamo, con il proprio temperamento. Farò un semplice esempio. In India si usano gli elefanti. Molte persone sanno dai film come portano i tronchi sulle zanne e simili, ma si dovrebbe capire che un elefante si identifica, ha una coscienza ben sviluppata, una memoria ben sviluppata e in qualsiasi momento, proprio come un orso, può diventare aggressivo e attaccare, anche se fin da piccolo è stato educato ad essere gentile e obbediente. La coscienza umana è la stessa, è come quella dell'elefante o quell'orso. Da un lato è obbediente, esegue i comandi, ma può sempre attaccare. Quindi si dovrebbe capire questo, saperlo e, diciamo, c'è un'espressione del genere, tenere al guinzaglio. Il processo stesso del desiderio non è altro che un'attività magica, soprattutto quando la gente già immagina il risultato finale, diciamo, di quell'incontro di domani, cioè i giochi della coscienza. La gente non capisce che in questo momento la tua coscienza è in contatto con la sua coscienza, anche se la persona non se ne accorge. E le coscienze di entrambi stanno già prendendo una certa decisione. Di norma, prendono la decisione che è essenziale per il sistema, ma il risultato è sempre predeterminato. Eppure, quando non si è giocato uno scenario, non ci si è impegnati nella magia, in questo caso si è liberi e qui si hanno molte più possibilità di vincere la discussione e questa non è magia, questa è la verità. Perché? Perché il sistema non è preparato per la vostra azione. La coscienza è come un guardiano. Fa di tutto per mantenere il suo potere sulla personalità, questo è il punto. E si frammenta sempre, complica le cose, non appena trova un lato debole in un essere umano. Per esempio, una persona sta seguendo il cammino spirituale dello sviluppo, comincia a sentire un certo grado di libertà. E a un certo punto viene distratto da qualcosa e qui la coscienza riorganizza tutto a modo suo. E la persona, invece di costruire il suo futuro nel mondo spirituale senza confini, inizia a costruire castelli temporanei, un territorio per il suo benessere. Comincia a costruire un luogo dove può manifestare il suo potere. E perché? Una semplice domanda. La coscienza vuole che sia così. In quel momento la persona non pensa nemmeno a quanto pagherà. Ora si diverte e vive, ma vive di illusioni. Il guardiano è il guardiano proprio per far passare chi lo merita. Ma di nuovo, a cosa arriviamo? Alla scelta del popolo. La gente stessa ha voluto complicarsi l'esistenza. Ebbene, l'hanno complicata. D'altra parte, più difficile era la lotta, più meritata era la vittoria.
Всем достойный побед.